Benvenuti, questo è il secondo incontro, dibattito che curo per l'archivio e il centro di documentazione dell'ANCI. Stasera abbiamo deciso di partire dall'ultima edizione del classico di Insolera, Roma Moderna, che mi pare del 2011, quindi lo scorso anno. Un libro, appunto, è un classico che ha avuto varie edizioni a partire dalla prima, la data di pubblicazione che è il 62, e l'ultima edizione ha tutta una serie di appendici, di integrazioni, eccetera, curate appunto da Paolo Berdini. Diciamo che il tema è affascinante, Roma moderna, perché poi ovviamente non riguarda soltanto l'urbanistica. Perché ci spinge proprio a interrogarci su cos'è la modernità, che è un tema ovviamente centrale anche nella nostra cultura. Che significa? Io mi occupo normalmente di letteratura, non di urbanistica né di architettura, però devo dire che questo tema mi affascina, per esempio, anche come è trattato nel libro di Insolera. Il libro di Insolera, per chi non lo conoscesse, è appunto un classico della storia urbanistica di Roma. Dal 1870 al 1962, quando uscì, e mi veniva in mente, venendo qui, che si potrebbe chiamare Cent'anni di solitudine, diciamo una specie di romanzo urbanistico, e Cent'anni di solitudine dell'urbanistica nella nostra città. E di questa storia urbanistica ripercorre minuziosamente tutte le vicende, a partire dall'Unità d'Italia, ma anche da prima, perché c'è tutto un capitolo su quello che viene prima dell'Unità d'Italia, quindi Napoleone, 1809-1812. Napoleone non è mai venuto a Roma, ma anche distante, no? Riuscì a dare un'impronta. Dicevo, ho evocato Cent'anni di solitudine e García Márquez, perché questo libro, ne ho rilette delle parti, davvero è un esempio avvincente di storia sociale, secondo me è un libro bellissimo. Contiene una specie di, è quasi un'epica dell'urbanistica, è un'epica appunto di quello che è lo sviluppo anomalo della nostra città. E mi colpisce, questa è una mia impressione molto personale, ma mi colpisce come negli anni 60, appunto Insolera, Cederna, cioè insomma, degli individui solitari, con le loro battaglie, con i loro libri. È come se, insomma, se fossero loro i miei eroi civili, insomma, forse hanno fatto le più importanti battaglie, diciamo, non, anche al di fuori dei partiti, al di fuori dei partiti politici. Ecco, sono molto attratto da queste figure eroiche, solitarie, direi quasi un po' inappartenenti, ecco, che in qualche caso ovviamente sì, poi i partiti hanno sostenuto alcune delle loro battaglie, ma sono un po' degli eroi solitari. Poi ho visto un bel filmato, c'è cioè Insolera su YouTube nel 62. Ho visto ieri sera, bellissimo, in cui Insolera, appunto giovanissimo, mi pare trentenne, spiega il suo libro, filmato bellissimo. Tra l'altro, ecco, viene fuori un dato da questo suo intervento su YouTube, che per lui il nemico della modernità, cominciamo a dirlo subito, che cos'è veramente? Qual è il nemico della modernità? Almeno in urbanistica, ma potremmo anche dire in altre discipline, in altri linguaggi. Il nemico della modernità è una crescita incontrollata. Il nemico della modernità è un'espansione senza regole, senza misura. Questo mi ha colpito molto, perché come se per Insolera la modernità è associata all'idea del limite. Curioso, sembra ribaltare un luogo comune. Sembra ribaltare un luogo comune, perché per noi la modernità, appunto, contiene perfino una ibris, no? La modernità che vuole dominare il mondo, vuole mettere le braghe al mondo. E cioè, invece no, Insolera dice che la modernità è legata a un'idea di limite.
Io trovo che questa cosa sia veramente straordinaria, proprio perché, ripeto, la storia della modernità novecentesca in Occidente è andata in poi in una direzione contraria. Qualcun altro ha parlato di limite ai margini, vi faccio solo un esempio, in letteratura Albert Camus. Albert Camus diceva che appunto l'Occidente, quindi la modernità, sarà salvato solo se riprende l'idea del limite dei greci. Questo è il pensiero meridiano di Camus, che è sempre stato uno dei miei autori, diciamo, di riferimento. Quindi questa cosa di Insolera mi ha colpito molto. Faccio un po' questi discorsi generali per non andare troppo su cose tecniche, anche se poi nel dibattito, per forza, dati gli ospiti, andremo anche su questioni un po' più tecniche, credo. Ma a questo punto io darei subito la parola a Paolo Berdini, proprio anche su questi temi, poi tutti gli altri ovviamente, ecco, volevo anche sollecitarlo su questo, poi ovviamente ci dirai quello che ti pare, ma su questa faccenda che per Insolera appunto il nemico della modernità è un'espansione incontrollata, e su questo legare la modernità al limite. Mi piaceva sentire il tuo punto di vista su questo proprio.